Ho fatto l'iscrizione allo SPID sul sito delle Poste Italiane che serve per ottenere l'identità digitale, con la quale poi ci si iscrive allo SPID e ci si registra. Ho fatto lo SPID, che è stato un lungo passaggio perché all'inizio non andavo, l'ho fatto con Timpa e con Poste, e poi ho utilizzato le mie credenziali per accedere al sito 18app. L'ho fatto a gennaio, poi il bonus non l'ho mai utilizzato perché aspettavo per utilizzarlo per i beni università e alla fine, pochi giorni fa, mi sono messo al computer per utilizzarlo la prima volta e mi dice che non mi sono mai registrato, anche se ciò non è vero. Allora, apriamo il nostro browser, andiamo su 18app, poi entriamo con il nostro SPID con il gestore con cui l'abbiamo fatto, quindi vado con Poste, clicco e per esempio, questa volta qua già le mie credenziali non vengono fuori, le leggo già in automatico, anche se in realtà non dovrebbe essere. Quindi adesso mi faccio di tramite SMS, io so che è già il mio, però prima si vedeva, prima mi ha chiesto sia il codice via mail sia via SMS, adesso non me lo chiede più. Quindi boh, è un sito che non è, cioè non funziona sempre bene. Ho chiesto anche a vari amici perché quando ho avuto questo problema mi hanno detto che anche loro sono riusciti a utilizzarlo ma hanno avuto dei problemi. Esatto, qua mi viene, è impossibile registrarli. Per esempio, ieri un amico doveva comprare un libro al libraccio, ho dovuto cambiare la password del suo account. E ci sono sempre problemi comunque con questo sito. È stata una bella iniziativa, sì, ma poteva essere gestita in modo molto più semplice. Quindi tu di fatto lì non puoi fare l'acquisto che vorresti. Io non posso neanche entrare nel mio profilo. Cioè, una volta fatto le procedure che abbiamo fatto, dovrei vedere un cerchio, un sito 500 euro comunque col saldo di quello che comunque mi rimane. Ho scritto anche su Facebook a vari personaggi che diciamo, hanno proposto questa iniziativa. Per Chi per esempio? esempio Maria Elena Boschi, oppure ho scritto anche a Valeria Fedeli, la ministra dell'istruzione. E ho mandato anche varie lettere di reclamo per email diciamo, alle varie a queste diciamo, società che gestiscono 18app, le quali mi hanno risposto che mi dovevo riferire soltanto a 18app, alla presidenza e non a loro. Insomma, ho dato una risposta. Il call center mi dice che raccoglieranno opinioni e le varie segnalazioni, però questo mi è già stato detto un mese fa e non ho ancora fatto niente. E dentro il 31 dicembre devo spendere il bonus e comunque i libri dell'università vorrei comprarli prima possibile che mi iniziano anche gli esami.